pericolosità dell'amianto la conosciamo tutti, ormai è dal 1992 che c'è una legge che vieta l'utilizzo dell'amianto e che anche impone il suo smaltimento. In Lombardia, secondo alcuni dati dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, ci sono circa 800 scuole ancora in cui è presente l'amianto. In molte delle scuole l'amianto è sicuramente in sicurezza, però va rimosso. E dunque, grazie a un fondo regionale per l'edilizia scolastica, che è stato sbloccato grazie alle nostre pressioni in consiglio regionale del mio gruppo del Movimento 5 Stelle, fino al 4 di aprile ci sarà la possibilità per gli enti locali che sono proprietari delle scuole di presentare dei progetti per smaltire l'amianto, questo amianto, e per avere accesso quindi a un finanziamento grazie a questo fondo. Il finanziamento è un finanziamento del 50% del costo del progetto, quindi il resto dei fondi li dovrà mettere l'ente locale, ed è un fondo a restituzione in 10 anni a tasso zero, quindi molto agevolato per le finanze degli enti locali, che sappiamo che sono sempre in questo periodo in difficoltà. E la priorità di questo fondo è ovviamente lo smaltimento dell'amianto, questo è un risultato che abbiamo raggiunto insieme allo sblocco del fondo grazie al nostro lavoro in consiglio. Il fondo è finanziato con 9 milioni di euro e sappiamo che ci sono almeno altri 3 milioni che potrebbero essere integrati nel fondo e speriamo che la Regione lo faccia al più presto. Tutto questo c'è possibile farlo entro il 4 di aprile, c'è un bando aperto e sul sito della Regione Lombardia. Ovviamente i tempi sono un po' ristretti e questo ce ne rammarichiamo molto, e gli accordi con l'assessore erano diversi perché il bando doveva uscire a fine dicembre del 2016. Purtroppo, per ragioni che ancora non abbiamo capito, ma grazie alle nostre sollecitazioni alla fine il fondo è stato sbloccato solo a marzo del 2017, e quindi ci sono delle tempistiche che oggettivamente sono ristrette. Mi auguro che gli enti locali che abbiano magari già i progetti fatti perché avevano partecipato ad altri bandi a cui poi non hanno avuto accesso per la mancanza di fondi o perché erano stati esauriti i fondi, possano in questo modo accedere rapidamente a questo bando, magari già con i progetti fatti.